del silenzio che ci unisce in questa piazza, sul lato invisibile della bellezza. E l'Italia è tutta intorno, si stringe a Vos e unisce gli Uffizi a Capaci, all'osso della storia che va dai Guelfi all'adesso, quella che chiama le stragi del compromesso, che si nasconde nelle date, nelle carte dell'impero, del ministero, e mostra solo la superficie di quello che dichiariamo vero. La legalità non si conquistano una volta per tutte. I giovani oggi sono la nostra speranza, il nostro presente. Sono quella ragione per la quale vale la pena spendere un'intera vita a battersi per la legalità e la giustizia. Strategia terroristico-mafiosa voluta da Riina, che porterà purtroppo il 23 maggio a Giovanni Falcone e poi a Paolo Borsellino e poi al tentativo di uccidere altri uomini delle forze dell'ordine e della magistratura. Per fortuna non ci riesco. Furono i due PM del processo e soprattutto con tecniche anche investigative allora innovative, che consentirono di costruire anche tutti i passaggi di come arrivò il Fiorino da Prato a Firenze. Il cratere che alle nostre spalle è stato accertato dalla scientifica che c'era dell'esplosivo militare, cosa che all'inizio nessuno dei mafiosi parla, si parla soltanto di polvere estratta dai siluri dal mare che sono residuati bellici. E quindi si sospetta che qualcuno l'abbia inserito all'ultimo momento, seppure il fatto che il Fiorino sia stato portato dai mafiosi fino a un certo punto della città e poi portato qui da un'altra persona di cui ancora non si conosce bene l'identità.